Ciao a tutti, oggi andremo a realizzare un fiore con una zucchina e con una carota. Il materiale occorrente è zucchina, carota, pela patate, uno spelucchino a lama curva o un coltello, un tagliere e una boule con acqua ghiacciata. Andiamo a vedere come realizzare il nostro fiore con una zucchina. Io vado a tagliare in questo modo la zucchina fino ad arrivare quasi alla parte finale. Vado a fare la stessa cosa da questo lato, prendendo anche una parte del primo. Guardate, io ho preso anche questa parte. Stessa cosa vado a fare qui, guardate, questo lo tengo in alto per farvi vedere. Vado a realizzare in questo modo, vedete? Ne vado a fare un altro e infine vado a fare l'ultimo, che prende sia il primo che l'ultimo petalo. Dopodiché vado a ruotare la mia zucchina e ho ottenuto il mio fiore, che vado a mettere in acqua. Poi cosa faccio? Guardate, vado a tagliare la base e continuo sulla scia del primo. 1, 2, 3, 4 e 5, e lo vado sempre a girare e lo vado a mettere in acqua ghiacciata. Faccio la stessa cosa con la mia carota. Vado a pelare la mia carota e con l'aiuto dello spelucchino vado a fare lo stesso lavoro. Guardate, 3, 4 e 5 e vado a girare, ecco qua, taglio e vado a continuo, 1, 2, 3, 4 e 5, vado a girare a matita, si chiama in questo modo, e ottengo un altro fiorellino. Adesso cosa faccio? Prendo il mio primo fiore e con l'aiuto dello spelucchino vado a fare dei piccoli taglietti che poi in acqua si apriranno. Vi ricordo di mettere acqua con ghiaccio, acqua ghiacciata. Con l'aiuto di un tagliere vado a rifinire i miei bordi, guardate, in questo modo. Per renderli tutti uguali, proprio leggermente. Ok, guardate, faccio lo stesso con la mia carotina. E vado a metterlo in acqua. Dopodiché prendo uno stecchino lungo con la punta, vado ad infilzare la mia zucchina e vado a posizionare all'interno la mia carotina. Ecco il fiore assemblato di zucchina e carota. Se questo video vi è piaciuto, seguitemi su www.incucinacolloschef.net. Ciao, al prossimo video!